un amico e probabilmente adesso sto aspettando la risposta ufficiale, ma probabilmente è morta un'altra collega, anche lei amica a Lecco. Pronto? Dottoressa? Sì, questo è un paziente che non sta bene, la moglie. Se lei riesce, se la sente, di venire giù un salto, io Ok, non so che dirle. va bene, dai, vengo io, ok? Ha chiamato anche 2 volte il 112, ma non l'hanno portato via. Avrò una decina di pazienti con polmonite bilaterale a domicilio. Non sono anziani, vanno dai 30 ai 50 anni. Comunque la paura c'è di ammalarsi. Siamo tutti a rischio, sì. Tutti i giorni siamo a rischio. Rabbia perché questa situazione non è stata contenuta, perché non ci sono stati dati i dispositivi di protezione fin dall'inizio. Tanti casi, tante morti forse si potevano evitare. Come sindacato regionale abbiamo mandato una diffida per conoscenza soprattutto al Ministero della Salute, ma principalmente a Regione Lombardia, chiedendo di avere i dispositivi di protezione. Il secondo punto che abbiamo chiesto sono i tamponi. Attualmente solo pochissimi medici vengono sottoposti al tampone, e solo se sintomatici, mentre spesso si sentono appunto politici o calciatori che anche se non sintomatici fanno tutti il tampone, per noi è un po' uno sconforto, insomma. Invece di essere al primo posto perché stiamo combattendo in prima linea, ci sentiamo un pochino messi da parte in queste situazioni. Se molliamo noi, gli ospedali vengono travolti. I medici di famiglia a Bergamo sono circa 600. Attualmente i dati davano 77 tra medici in quarantena e medici malati, la maggior parte comunque malati. Sì, è quello che deve fare, deve stare in camera il più possibile, separato da voi. Se cambia qualcosa, se gli viene l'affanno, ci sentiamo. Grazie dottoressa, Di grazie mille. niente. E in una situazione normale sarebbe ricoverato in questo momento. Se non sto per morire, non vengono. Certo, è una situazione assurda, infatti. Se non fossimo in pandemia sarebbe assolutamente assurda. Sto lavorando molto intensamente, sono in ambulatorio almeno 10 ore al giorno, rispondo in continuazione al telefono che continua a squillare. Non vedo i miei genitori da fine febbraio perché mi sono messa in auto-isolamento per paura di contagiarli. Siamo sottoposti veramente a uno stress fisico e psicologico importante. Tutti i